Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì, è 12 settembre 2011 e, cari amici, sono costretto, proprio costretto, a ritornare sulla questione delle Torri Gemelle. E benché ne avessi già parlato in questo video di qualche giorno fa, intitolato 11 settembre 2001, e 2011, vedete, cari? E sono costretto a riparlarne perché sono tanti, tanti, tanti telespettatori che continuano a dirmi di fare ancora questo video sulle Torri Gemelle. E io qua ho segnato in rosso il nominativo dell'ultimo telespettatore, vedete, l'ultimo, questo qua, Will Gabriele 97, che sono già 2 volte che mi dice di tornare a parlare delle Torri Gemelle. Tornare a parlare delle Torri Gemelle, cari amici, e lo faccio anche volentieri perché vedete, ieri io ho seguito il programma. Ieri era domenica 11 settembre 2011, proprio ricorrenza del decennale. E ieri sapevo che Rete 4, no, sapevo che Italia 1, avevo letto sul giornale, avevo letto che Italia 1 trasmetteva, vedete qua, trasmetteva il programma Mistero, lo vedete, cari? E mi era stato detto che, vedete, 21 e 20, vedete, Italia 1, ieri domenica, trasmetteva Mistero e che in questo programma si sarebbe parlato anche dell'attentato alle Torri Gemelle, ma dal punto di vista di una cospirazione, dal punto di vista di una cospirazione, d'accordo? E allora io l'ho seguito, questo programma Mistero 21 e 25 Italia 1, e diciamo non si ferma su un unico evento, parla di tanti eventi. Uno di questi eventi è l'attentato alle Torri Gemelle, e lì. E dai a parlare della cospirazione, dice non è possibile qua, non è possibile là, non è possibile su, non è possibile giù. Gli aeroplani erano tre, due, ok, sappiamo dove sono andati, uno, bah, si sa, non si sa, forse ce n'era un quarto. Cospirazione, cospirazione, i grattacieli, le due torri non so crollate per l'impatto terribile con gli aerei, ma perché sotto c'era una carica esplosiva piazzata bene. E con un martingegno per farla esplodere da lontano. E dai, che giù a parlare complotto, complotto e complotto. Io tra me ero tutto contento, mi diceva adesso arriveranno pure a parlare dei complottisti. No, no, tutta la parte dedicata alle Torri Gemelle, tutta dedicata a complotto, complotto, complotto. E dite, beh, ma parlate pure di chi? Chi ha agito? Fate delle ipotesi, santo cielo, fate delle ipotesi su chi può aver avuto interesse a fare tale complotto e perché? E perché? E perché? Ma che? Sul più bello che complotto, 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 la parte dedicata alle Torri Gemelle finisce e si passa ad altro argomento che mi pare che fosse un grande artista italiano e vabbè, misteri su un grande artista italiano, mi pare Leonardo da Vinci, mi pare, vabbè. E sono rimasto, come si suol dire, a bocca asciutta. Sul più bello, cioè, tutto complotto, non si sono voluti compromettere, non si sono voluti compromettere, come al solito, come fa Giacobbo in un altro programma che agisce alla stessa maniera. Vi ho già detto che la trasmissione di Giacobbo che piace, però è tutta costellata dai punti interrogativi, dall'inizio della sua trasmissione alla fine, e voi non fate altro che vedere sullo schermo quando c'è il programma di Roberto Giacobbo, un certo programma di cui ora non ricordo il titolo, sono tutti punti interrogativi. Tutti i punti interrogativi, e alla fine si dice: vabbè, ma la risposta non sta, come i cerchi nei campi di grano, ma tutte queste belle cose qua. E number two, siccome ho dei carissimi amici che quando hanno visto questo video, questo lo vedete, cari, quando hanno visto questo video qua, hanno detto che la mia era una teoria antiebraica.
antisionista, antiebraica, ma no, cari amici, io non sono antisionista e neanche antiebraico. Potete andare a vedere i miei video intitolati Chi sono gli ebrei? Punto di domanda. Chi sono gli ebrei? Poi potete andare a vedere altri miei video, come quello intitolato, per esempio, Niente, niente Shoah, niente Israele. Ok? Niente Shoah, niente Israele. Oppure potete andare a vedere l'altro mio titolo intitolato Martin Luther King and Sionismo. Martin Luther King and Sionismo. Eh no, io non sono mica, non sono né antisionista né antiebraico né antisemita, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Io sono soltanto un osservatore delle nostre vicende e semplicemente ho detto che l'umanità è passata da una fase iniziale matriarcale, priva di proprietà privata, a una seconda fase patriarcale che si basa sulla proprietà privata. E gli inventori, tra virgolette, del patriarcato sono stati gli ebrei. Sono stati gli ebrei gli inventori del patriarcato. Però guardate che gli ebrei non è che abbiano imposto il patriarcato al mondo con le legioni. Siamo tutti conniventi col patriarcato, capito? Cioè, quella che io chiamo l'ideologia ebraica, ho fatto anche il video intitolato L'ideologia ebraica, e un altro video è intitolato Gli Illuminati, un altro video ancora è intitolato Summa Patriarcale, è un video lungo 1 ora e mezza, mi pare. Summa Patriarcale, Gli Illuminati, l'ideologia ebraica. E io ho sempre detto tante volte che l'ideologia ebraica, che in fin di conti è quella dei 10 comandamenti mosaici, in fin dei conti l'ideologia ebraica è quella dei 10 comandamenti mosaici, non c'è niente di misterioso, capite? Cioè il codice da Vinci del patriarcato sono i 10 comandamenti mosaici, ma nessuno ci fa caso, possibile che le debba dire io queste cose che i 10 comandamenti ce l'hanno? E la religione ebraica, la religione cristiana, la religione islamica, Santa Madonna, sono le tre religioni che hanno dominato il mondo. Ma insomma, è proprio vero quello che diceva Oscar Wilde, che la cosa più difficile da vedere è la punta del nostro naso. E quando io dico ideologia ebraica, i miei telespettatori dicono, che cosa sarà mai l'ideologia ebraica? Chissà cos'è? Ma cosa volete che ebbe sia? È l'ideologia dei 10 comandamenti mosaici. Chiedetevi perché i 10 comandamenti mosaici ce l'hanno pure i cristiani, ce l'hanno pure gli islamici, che sono le tre religioni che hanno conquistato il mondo. E il mondo l'hanno conquistato le religioni semitiche. Perché semitica è la religione ebraica. Semitica è la religione cristiana. Semitica è la religione islamica di Maometto. Dite, non è cristiana? Non è semitica la religione cristiana? Ma perché Gesù dove è nato? Non è forse nato tra gli ebrei? Sua mamma non era forse un'ebrea? Il padre era Dio? Era Dio? E vabbè, ma quando Maria è rimasta incinta da Dio? Che Dio c'era a quei tempi? Non c'era ancora mica il Dio cristiano, l'unico Dio che c'era, l'unico Dio monogamico patriarcale che c'era è il Dio Yahweh. Quindi a rigor di logica Maria è stata ingravidata da un Dio ebraico. E per San Pietro? E San Pietro, la Basilica di San Pietro, il centro della cattolicità. E beh, San Pietro non è forse un ebreo? Allora, le tre religioni più importanti del mondo, quelle più forti, 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 sono le tre religioni dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti mosaici, Santa Madonna. Ma ragazzi, ma ci vuole così tanto a capirle queste cose? Ma che non lo sapete voi? Non ve l'hanno insegnato a scuola che i 10 comandamenti cristiani? E noi cristiani l'abbiamo ripresi dal mondo ebraico, e che anche Maometto, l'islamismo c'ha i 10 comandamenti, e che i 10 comandamenti del mondo islamico sono stati sempre ripresi dal mondo ebraico. Ma che cosa ci vuole a fare 2 più 2 fa 4? Però la religione padre, madre di tutte le altre religioni patriarcali, è l'ebraismo, è l'ebraismo, e questa è l'ideologia ebraica, e questo tutto qua, nei 10 comandamenti mosaici. E gli ebrei non l'hanno mica portati
in giro per il mondo i 10 comandamenti mosaici sulla punta delle spade delle loro legioni, perché non ce l'hanno mai avute delle legioni. Sì, c'avevano qualcosina ai tempi di Re Salomone, nel 1000 avanti Cristo, quando nacque il famoso tempio, il tempio di Re Salomone. Che poi era così famoso, Re Salomone, che il premio Nobel per la biologia, per l'etologia, Conrad Lorenz, ha scritto pure il suo saggio più famoso, l'ha intitolato L'anello di Re Salomone. Quante volte vi ho invitati, miei cari telespettatori, ad andare a leggerlo, quel favoloso saggio scientifico, etologico, intitolato L'anello di Re Salomone di Conrad Lorenz. Pensate quanto era importante nel 1000. Ma poi, a parte il periodo di Salomone, le legioni non è che ce n'abbiano mai avute gli ebrei. Non hanno fatto altro che sottostare a vari imperi: impero assiro-babilonese, impero persiano, impero greco-macedone, impero romano, poi tutto susseguì impero arabo, impero turco-ottomano, sempre stati sottostanti sparpagliati per il mondo. Allora dov'è la forza dell'ideologia ebraica? Dov'è la forza dell'ideologia ebraica che ha conquistato il mondo? Ha conquistato anche il Grande Oriente sotto forma di scienza occidentale. La scienza occidentale è figlia della religione occidentale e semitica, la scienza, tale è talis pater, talis filius, tale è la religione patriarcale e tale è la scienza patriarcale. In Oriente, dove non sono arrivate queste tre grandi religioni nella forma religiosa, sono arrivate nella forma scientifica. Tanto è vero che il Grande Oriente adesso non c'è più niente di misterioso. Ricordo che Emilio Salgari, poverino, scriveva I misteri della giungla nera. Io l'ho letto da piccolino, erano i fumetti, per la verità, i fumetti, i misteri della giungla nera. I misteri della giungla nera, ambientato nel subcontinente indiano, l'India, nell'India favolosa, fabulosa. Dio quanto tremavo, che bello, e adesso non c'è più, sono più. Ah, oggi Emilio Salgari, poverino, non so dove li potrebbe ambientare i suoi romanzi, poverino. Ormai l'Oriente è stato tutto occidentalizzato a livello scientifico-tecnologico, tant'è vero che producono come noi. Allora, arriviamo, sono loro i fondatori del patriarcato, sono gli ebrei. E siamo tutti conniventi con l'ideologia ebraica, perché amiamo tutti la proprietà privata, cari, la amiamo tutti. L'ama tanto pure Massimo D'Alema, al quale recentemente ho dedicato un video intitolato La barchetta di Massimo D'Alema. Andate a vedere il video intitolato La barchetta di Massimo D'Alema. Amiamo tutti la proprietà privata e magari ce la prendiamo con Silvio Berlusconi perché ce n'ha tanta più di noi, però ce l'abbiamo tutti. Tutti ce l'abbiamo. L'amiamo, Guai a chi ci tocca la nostra roba, Guai, perché c'è il comandamento che dice non desiderare la roba da altri e non desiderare la donna da altri. Guai, guai a chi ci tocca la nostra roba e guai a chi ci tocca la nostra donna. Capito? Non si scherza mica con l'ideologia ebraica. Siamo tutti conniventi. Tant'è vero che è stata pure coniata. Gli antichi romani hanno coniato persino la famosa parola proletario, che oddio quante volte che ve l'ho nominata questa parola proletario, che è stata, ripeto, usata ed abusata nel 1700, 1800 e 1900, e tutti a usare la parola proletario, il proletariato, qua e là, senza mai conoscere neanche l'etimologia di questa parola. Il proletario, quando uno dice un colore, un proletario, si pensa subito a uno che lavora nella catena di montaggio, ma no, ma nel suo significato originario, così come la parola veniva usata nell'antica Roma, e fu l'antica Roma a coniare la parola proletario. Il proletario è colui che non possiede nu nulla, nulla, non c'ha niente, non c'ha un becco di un quattrino, c'ha soltanto i suoi figli. E solo i suoi figli sono la sua proprietà privata. Caro, è andata a fare una verifica. Nell'antica Roma, quando c'era una qualche guerra, venivano chiamati e raccolti i cittadini, no? E quelli che avevano i soldi, quelli che avevano la proprietà privata della roba, le armature se le procuravano da soli. Ma i morti di fame, quelli che non avevano niente, che avevano solo i figli, ci pensava lo Stato romano a procurargli l'armatura, perché lo Stato romano diceva: tu non hai nulla, però hai dei figli, e i figli sono la tua proprietà privata. E per cui, se non sei capace tu
di armare i tuoi figli, ci pensa lo Stato a armarli, magari li armava in maniera un po' più leggera. Proletario significa colui che come unica forma di proprietà privata c'ha i propri figli. Quindi a questo modo siamo tutti proletari, capito? Cioè, voglio dire, abbiamo tutti un pezzettino di proprietà privata. E questa è l'ideologia ebraica. E non la sconfigge nessuno l'ideologia ebraica. Vi ho anche detto che, per esempio, il mio video intitolato L'eresia sovietica. L'eresia, perché l'eresia? Perché i sovietici ci hanno provato ad abolire la proprietà privata e non ci sono riusciti proprio, perché per eliminare la proprietà privata ti dovresti dimenticare di qual è la funzione dello sperma. La scoperta è stata fatta della funzione dello sperma. Sì, la storia è lunga, non la posso ripetere ancora qua per l'ennesima volta. La proprietà privata nasce quando l'umanità scopre la funzione dello sperma. E allora i bambini che nascono si sa che sono frutto di mamma e di papà. E c'è una competizione tra mamma e papà, perché ciascuno di due dice no, è più mio che tu, è più mio che tu, è più tuo che mio, e via di seguito. E vabbè, è stata coniata tutti conniventi con la proprietà privata, tutti, tutti conniventi, tutti, tutti, belli e brutti, ricchi e poveri, capito? Anche Massimo D'Alema. Andate a vedere il video, la barchetta di Massimo D'Alema, andate a vedere che cosa ha combinato Massimo D'Alema, andate a vedere, capito? La barchetta di Massimo D'Alema. Video, eh? E allora torniamo alle 12 belle. Cara, questo programma qua, che te possino, mistero qua, che te possino, mistero, Italia 1, 21 e 25, 15, 20, 30 minuti, cospirazione, cospirazione, attentato, attentato, attentato. Sì, complotto, 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 cioè non si crede che siano stati gli islamici al Qaeda. E ditelo, no? Fate delle ipotesi, io le ho fatte le mie ipotesi, le ho fatte le mie ipotesi in questo video qua, le ho fatte, adesso le rifaccio, perché c'è questo ragazzino qua, Will Gabriele 97, che continua a insistere, anche se dice anche se è in ritardo, faccelo, ma no, non è in ritardo, perché io questo video qua che vi mostrano, ve lo mostro, l'avevo fatto in anticipo. Comunque adesso non faccio un secondo di ulteriore spiegazione per accontentare questo ragazzino. Will Gabriele 97. Allora, poi qualcuno mi ha accusato qualcuno, e lo nomino anche Andrea, l'amico, il meraviglioso mio amico telespettatore Andrea mi dice: ma perché hai fatto questo video qua? Ma perché hai fatto questo video qua che hai dato la colpa al Mossad? Ha ipotizzato che dietro c'è il Mossad. E questo è un discorso da antisionista, da anti-ebraico, anti-israeliano, ma no, 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 io non sono antisionista, anti-ebraico, anti-israeliano, no. No, questo è patriarcato, è fatto così. Allora, all'amico Andrea, lo vorrei inviare l'amico Andrea al quotidiano, sul quotidiano torinese La Stampa, di ieri, domenica 11 settembre 2011, capito, caro amico telespettatore Andrea? Vai a pagina 16 per piacere, te lo ripeto. Quotidiano torinese La Stampa, domenica 11 settembre 2011, pagina 16. Allora, basta commemorazioni, sono stufa di questo rito. La portavoce, non Serafino Massoni, la portavoce dei parenti delle vittime. Nessuno cerca la verità. Uè, la portavoce di tutti quelli che sono morti a seguito del crollo delle Torri Gemelle. La portavoce, non Serafino Massoni, cari amici. E che dice, che dice, che dice la portavoce? Che dice? Che dice la portavoce, cara? Dunque, allora, il giornalista Paolo Mastrolilli, che sta a New York come inviato della stampa, va a parlare con la portavoce dei parenti delle vittime, che sia chiaro, che sia chiaro, d'accordo? Andate a verificare. Gli dice: perché è diventata un'attivista dei familiari delle vittime? Risposta: ho pensato che l'unica maniera per ricordare e onorare Richard, che era suo marito, fosse scoprire la verità. E
Ma come? Ma come? Ma dopo 10 anni la portavoce dei parenti delle vittime dice che l'unico modo per onorare mio marito e tutti gli altri morti fosse scoprire la verità. Ma perché non è stata scoperta la verità ancora? Non è stato forse un attentato di anni con Santa Madonna? Allora il giornalista Paolo Mastrolilli incarza. Ma non è stata Al-Qaeda? E il giornalista dice, ma perché puoi cercare la verità? Non è stata molto Al-Qaeda? E lei risponde, non voglio passare... Uè, è la portavoce di tutti i parenti delle vittime, di tutti i parenti di tutte le vittime, non essere a Vino Mazzoni, capito, Andrea and the company? Ma come, dice il giornalista, in carza, non è stata Al-Qaeda? E lei, la portavoce di tutti i parenti di tutte le vittime, non voglio passare per una lunatica che farnetica di cospirazioni. Però la commissione d'inchiesta sull'11 settembre ha posto domande rimaste senza risposte e si è lamentata che molti testimoni hanno mentito. Ad agosto cioè qualche giorno prima dell'attentato, ad agosto erano suonati i campanelli d'allarme che nessuno ha ascoltato. Possiamo forse credere a Condoleezza Rice quando dice che gli attentati ci hanno colti di sorpresa? Allora, ancora giornalista, ma perché lei che cosa pensa? Risposta della portavoce dei parenti delle vittime. Sono morte 3.000 persone e non c'è stato un solo processo. Non c'è dubbio che ci siano state due responsabilità gravi. La prima è di chi non ha saputo prevenire l'attacco. La seconda di chi doveva garantire la sicurezza degli edifici crollati. Possibile che non ci sia alcun colpevole? Non voglio mandare gente in galera, ma sapere sì. E di nuovo il giornalista in carza. Lei aveva criticato Bush. Con Obama non va meglio? Risponde la portavoce di tutti i parenti di tutte le vittime. Con Obama è cambiato solo il tono, tutto qua. Aveva detto Obama che avrebbe chiuso Guantanamo e tenuto processi civili. Non è ancora accaduto. La sensazione mia, condivisa da molti, è che non ci sia la volontà di sapere. Due punti. Un blocco di potere molto forte e trasversale la ferma la volontà di sapere. Allora, ripeto, il giornalista Paolo Mastrolilli arriva verso la fine dell'intervista e incarza. Lei aveva criticato Bush. Con Obama non va meglio? Risponde la portavoce, non Serafino Massoni, la portavoce di tutti i parenti, di tutte le vittime. È cambiato solo il tono con Obama, tutto qua. Aveva detto che avrebbe chiuso Guantanamo e tenuto processi civili. Non è ancora accaduto. La sensazione mia, condivisa da molti, è che non ci sia la volontà di sapere. Un blocco di potere molto forte e trasversale la ferma. Quella è una super americana quella che parla così. Non è Serafino Massoni, povero Serafino Massoni, Andrea. È una super americana, capito? È la portavoce di tutti i parenti, di tutte le vittime. La sensazione mia, condivisa da molti, è che non ci sia la volontà di sapere. È un blocco di potere molto forte, trasversale la firma. Ma come? E il presidente Obama, poverino, che cosa avrà mai replicato? Perché questa portavoce, e queste cose le ha già dette al quotidiano Due Mesi La Stampa, ma sembra che siano 10 anni che le sta urlando negli States. Le sta urlando. A me piacerebbe tanto conoscere che cosa risponde il presidente Barack Obama
quando sente questa portavoce di tutti i parenti, di tutte le vittime delle Torri Gemelle, che dice, la sensazione mia, condivisa da molti, è che non ci sia la volontà di sapere. Un blocco del potere molto forte e trasversale, la ferma la volontà di sapere, un blocco dei poteri. Blocco dei poteri. Ecco che torniamo a questo video qua, ecco che torniamo a questo video qua, dove si formulano delle ipotesi che non hanno voluto formulare, per esempio, questi qua di mistero. Questi di mistero, che ieri hanno fatto questa bella trasmissione sulle Torri Gemelle. Ieri era domenica, capito? Ieri era domenica 11 settembre 2000. Questi hanno fatto una bella trasmissione, Misteri, Italia 1, vedete, Italia 1. E loro sono stati tanto bravi, ci hanno fatto vedere tutte le questioni di meccanica, bello, però si sono limitati a parlare di un complotto. Cioè, hanno detto in pratica, non è stato, non sarebbe stato Al-Qaeda. Non si sa, non si sa. Non si sono voluto sporcare la bocca formulando delle ipotesi. E Serafino Mazzoni l'ha formulata delle ipotesi. Sempre con rispetto parlando, capito? Senza offendere nessuno. Le mie sono solo ipotesi. E si basano sulla famosa domanda, cui protest? Cui protest? Già nell'antica Roma dicevano, cui protest? Si basano sulla domanda cui protest, che vuol dire a chi giova, punto di domanda, a chi giova? E poi l'invenzione della questione dello sta, lo sta, lo, il casus belli. Il casus belli! Casus belli, se io voglio il lupo ragnello, no? Il lupo ragnello, la favola del lupo ragnello, e il lupo non gli voleva zoppare addosso l'agnello così. Senza la motivazione e continuava a inventare motivazioni fino a quando ha trovato quella giusta e l'ha fatta finita. Perché pure il lupo vuole delle motivazioni per mangiarsi l'agnello, devono esserci delle motivazioni. Allora, qua io non sto mica colpevolizzando Giusa, l'ho già detto anche in questo video, Santa Madonna, l'ho già detto, io non li colpevolizzo mica. Io non li colpevolizzo mica, ognuno tira l'acqua al proprio mulino a questo mondo. E se si deve fare una guerra, e una grande democrazia come gli Stati Uniti, se vuol portare in guerra milioni di persone, non può mica fare uno schiocco di dita così, come può fare un dittatore. Hitler e Mussolini hanno portato i loro eserciti in guerra così. Così. In democrazia no, tu in democrazia ti ci vuole il casus belli di quelli grossi grossi per portare in guerra milioni e milioni di giovani che vanno a morire. Ci vuole il casus belli che non hanno mica inventato gli americani il casus belli, se ne parlava, c'era un'antica Roma, se ne parlava. E a proposito della guerra tarantina contro la bella città potenza navale di Taranto, che gli faceva tanto gola a Roma la potenza navale tarantina. E ci voleva il casus belli. I romani inventarono il casus belli, mica gli potevano zompare addosso a Taranto senza motivo serio, non umano. E dissero che la flotta della città della potenza navale di Taranto, la flotta, o una nave, due navi. E erano andate fuori acque territoriali, erano passate dalle acque territoriali di competenza di Taranto nelle acque territoriali di Roma. E vai tu a stabilire le cose, trovato il casus belli, il motivo di guerra. E cosa succedeva? Ma che cosa succedeva negli anni precedenti all'11 settembre 2011? No, l'11 settembre 2000. Che cosa succedeva nelle annate precedenti? Succedeva che dappertutto ci stavano attentati di Al-Qaeda, attentati dappertutto alle ambasciate americane, attentati dappertutto alle navi americane, dappertutto. C'erano attentati dappertutto, dappertutto, dappertutto. Inoltre, dentro lo Stato di Israele da anni c'era l'intifada. E magari voi siete così giovani che manco vi ricordate più che cos'era l'intifada negli anni precedenti, il 2001, quindi nel 1998, 1999, 2000, 1900.
Non manco lo sapete, forse eravate ancora in fascia, eravate nella culla con Ciucciotto in bocca, tanti di voi. L'intifada consisteva nel fatto che dentro lo Stato di Israele, ogni tanto, ogni settimana, c'era qualche palestinese. Io non sto giudicando, sto soltanto descrivendo gli eventi. C'era qualche palestinese che entrava in qualche bar, in qualche pubblico ufficio e si faceva zuppa per aria. Ed era una continua distruzione, una continua distruzione. E gli israeliani si dicevano: ma com'è che gli Stati Uniti, che sono la potenza imperiale mondiale, consentono che ci sia questa struttura terroristica di Al-Qaeda che compie attentati dappertutto, compie attentati contro le porte aeree americane, compie attentati contro le ambasciate americane, poi per il fatto che c'è Al-Qaeda i palestinesi prendono forza e fanno attentati suicidi che ci logorano, e Israele dice: com'è? La potenza americana non si muove. Perché qua c'è un terrorismo, e il terrorismo dà fastidio non soltanto a noi, Israele, Stato di Israele, ma il terrorismo mette a rischio pure lo stesso mondo occidentale patriarcale, e di cui noi siamo l'anima. Sì, queste cose non le dice nessuno, si può permettere di dirle Serafino Massoni, perché solo Serafino Massoni ha scritto questo romanzo storico-mitologico dove si identifica nella ideologia ebraica e l'anima del patriarcato. Chi è che può scrivere e dirle queste cose? Solo Serafino Massoni. Allora, a un certo punto il Mossad si stufa, e si stufano pure dentro la CIA, dentro la Central Intelligence Agency, si stufano e dicono: qua ci sono questi attentatori islamici, terroristi, non si sa bene, si dice che si chiama questa Al-Qaeda, ha dichiarato guerra all'Occidente, fa attentati di qua, attentati di là, dice: che aspettiamo a fare una bella guerra distruttiva là nel Medio Centro Oriente, dove ci sono tutto il nido di vespe, che so, in Iraq, Afghanistan, Pakistan, e qua bisogna muovere l'esercito. E quelli della CIA, quelli del Mossad lo sapevano però che una grande democrazia non può muovere 1 milione di uomini a mandarli nei deserti a fare la guerra, se non c'è un forte motivo, cioè la patria deve essere in pericolo. Allora ecco l'ipotesi di Serafino Massoni, però io qua c'ho la portavoce di tutti i parenti di tutte le vittime, che parla di un mistero. Di un mistero sulla base di un blocco di potere molto forte e trasversale, che ferma e cerca la verità. Questa è la portavoce di tutti i parenti, di tutte le vittime delle due torri. Quindi c'è un blocco dei poteri. E cioè, qual è il blocco dei poteri? E il blocco dei poteri è quello della CIA, del Pentagono. E poi con l'aiutino del Mossad, il Mossad è, ripeto, il Mossad è il grande servizio segreto dello Stato di Israele, è forse uno dei servizi segreti diciamo più preparati che ci sia a questo mondo, perché è un servizio segreto che nasce dall'abominio della Shoah, e chi si è salvato dall'abominio della Shoah dice: la Shoah non deve capitare più, e si organizza in maniera che un'altra Shoah non capiti più. Per cui nasce anche il Mossad che veglia sulla sicurezza dello Stato di Israele. Il Mossad si mette in contatto con alcuni settori della CIA, Central Intelligence Agency, e ti organizzano un attentato. Deve essere un attentato forte, forte, se no che casus belli è? Ce ne sarebbero già stati prima dei casus belli, tanti attentati alle ambasciate americane, ma qua ci vuole una cosa forte che ti scuote tutta l'America e tutto il mondo occidentale e che giustifichi le armate
americane che vanno poi a fare repulisti Medio e Centro Oriente. E c'è stato gli accordi tra il Mossad. Il Mossad a un certo punto dice: ma com'è che questi, i nostri americani sono nostri alleati e se ne fregano del fatto che qua noi soffriamo per l'intifada? Vabbè, facciamogliela conoscere agli americani che cos'è l'intifada, facciamoglielo conoscere un episodio di intifada in casa loro. Per cui il Mossad nella sua interezza si è messo d'accordo con alcuni settori della CIA e quelli più legati ai poteri forti di cui parla la portavoce di tutti i parenti di tutte le vittime, e hanno organizzato gli attentati. Doveva essere un'operazione grandiosa, buttare giù le torri gemelli, magari pure andare contro il Pentagono per smuovere tutti i militari per smuovere il Pentagono. E ciò che è accaduto, casus belli, cari amici, ma la storia patriarcale è fatta così, e questa guerra, perché questa è stata la terza guerra mondiale in un certo senso, che sia chiaro, questa qua, quella che è iniziata all'incirca con l'abbattimento delle torri gemelli e che è durata all'incirca sino a oggi, perché in pratica oggi il terrorismo è stato ridotto davvero ai minimi termini, è una guerra mondiale, una terza guerra mondiale che è stata combattuta dall'Occidente, diciamo dall'Occidente benestante, dall'Occidente ricco, dalla forma di patriarcato più benestante, è stata combattuta contro l'altro patriarcato islamico, povero, d'accordo? Povero. E è stata vinta la terza guerra mondiale, però c'è voluto l'abbattimento delle torri gemelle. E guarda caso strano che dopo le torri gemelle, dopo l'abbattimento delle torri gemelle, guarda che casi strani però, e dopo che le armate americane sono andate in Medio Oriente e Centro Oriente, e l'intifada dentro Israele è finita. Sì, l'intifada è finita, guarda caso strano. Perché tutto si è spostato, tutto, gli americani hanno spostato tutto in Iraq e in Afghanistan, chiaro? Perché il ragionamento era giusto, dice, loro hanno le mani libere per fare attentati in tutto il mondo, noi andiamo dove ci stanno i loro nidi per sfasciare i loro nidi, così tutti quelli che stanno in tutto il mondo per fare gli attentati sono costretti ad andare a difendere i loro nidi. E per sfasciare i loro nidi ci sono voluti 10 anni, cioè non è che è stato sfasciato tutto, ma insomma la rete è andata a farsi benedire, per cui si può dire che questa terza guerra mondiale è stata di nuovo vinta, e sì, non l'hanno chiamata terza guerra mondiale, questa Serafino Massoni la definisce terza guerra mondiale, e la terza guerra mondiale in ultima analisi è stata la guerra della parte ricca del pianeta contro la parte povera. E chiaro, perché ormai il nostro, dopo la seconda guerra mondiale, il nostro pianeta è stato diviso tra il settore americano e il settore sovietico, ok? Guerra fredda, no? Ma con la caduta del settore sovietico, dell'URSS, il nostro pianeta si è trovato diviso in ciò che è sostanziale, non formale, sostanziale, si è trovato diviso tra paesi ricchi, diciamo così, del nord, e paesi poveri, e i rappresentanti più forti dei paesi poveri sono gli islamici, che hanno tanto entusiasmo ancora, capito? E quindi non c'è da meravigliarsi che all'interno dei paesi poveri e alcuni settori islamici estremisti abbiano preso la bandiera della lotta contro i paesi ricchi. Nella sua essenza, nella sua sostanza, ciò che è avvenuto dall'attentato alle Torri Gemelle sino ad oggi è altra, non è stata che la terza guerra mondiale, che è stata combattuta dai paesi ricchi del nord del pianeta, i paesi del welfare sotto la guida dell'impero americano, e i paesi poveri, i paesi del terzo mondo, la cui leadership se la sono presa gli islamici, perché sono quelli più animati da una fede religiosa
che li galvanizza a compiere operazioni come quelle che sono state compiute. Terza guerra mondiale, ok? Terza guerra mondiale. Adesso potremo parlare anche della quarta guerra mondiale, staremo a vedere, state tranquilli che questa televisione pubblica web TV, vi terrà informati sulla quarta guerra mondiale, d'accordo cari amici? Va bene, va bene. Adesso spero che questo simpatico ragazzo, Will Gabriele 97, che sia già andato a vedere questo video, però adesso c'ha questo nuovo video tutto per sé, d'accordo? D'accordo, va bene cari amici, mi raccomando cari, non mi venire a dire che questi miei video sono anti-ebraici, anti-sionisti, anti-israeliani, ma no cari, ma no, c'è soltanto una lucida presa d'atto che il mondo patriarcale lo hanno creato gli ebrei tramite i 10 comandamenti mosaici, che guarda caso ce l'abbiamo pure noi cristiani, pari pari, e anche gli islamici, ma più chiaro di così se muorono. E allora se c'è qualcuno che lo deve difendere il patriarcato, chi volete che siano? Gli ebrei, lo Stato di Israele, il Mossad, che ha dato una mano a settori della CIA a creare il casus belli. E che casus belli che è stato, E poi 10 anni di guerra e adesso gli attentatori sono all'estremo delle forze e gli attentati ne fanno pochi pochi e piccoli piccoli, va bene? Ok cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.